Sulla manovra credo si debbano dire due cose. Una è l'assoluta improvvisazione di questo governo, perché anche rispetto all'immagine dell'Italia fuori dai nostri confini, in rapporto anche ai mercati internazionali, questa improvvisazione totale, per cui ogni giorno appunto la manovra cambia, ogni giorno si dice che diciamo quella è la versione definitiva, è un grosso problema per il Paese. E poi c'è il merito della manovra, in particolare la novità brutta di questi giorni è questa azione sui licenziamenti che mette in discussione diritti acquisiti da anni dai lavoratori italiani che io credo vadano difesi con grande decisione. Questa è anche una delle ragioni per cui domani sarò allo sciopero della CGIL. Io penso che il PD faccia bene andare a tutte le manifestazioni, a tutte le iniziative che si contrappongono a questa manovra finanziaria. Certamente secondo me il posto dove è giusto essere domani accanto ai tanti lavoratori che manifesteranno contro la manovra finanziaria con la CGIL, e poi certamente noi dobbiamo credo fare di tutto perché si ricostruisca quell'unità tra organizzazioni sindacali che è una condizione molto importante per difendere al meglio i diritti dei lavoratori. Io il referendum l'ho già firmato negli scorsi giorni, penso sia giusto raccogliere le firme su questo referendum, penso sia anche uno strumento per premere perché si cambi una legge elettorale sbagliatissima come quella attuale, che toglie ai cittadini la possibilità di scegliere davvero chi li deve rappresentare in Parlamento, e credo che il referendum sia uno strumento utile anche per sostenere la battaglia del Partito Democratico per cambiare questa legge e anche per rendere più realizzabile in Parlamento quella proposta di legge che abbiamo approvato in una recente direzione nazionale. Quanto, stando al tema del dibattito di questa sera, si sta allargando il solco tra cittadini e politica, partiti, e in che modo, penso al Partito Democratico, si può riconquistare quel terreno anche attraverso nuove forme di organizzazione o di comunicazione? Ma io sono convinto che il Partito Democratico abbia verso il Paese una grande responsabilità, perché di fronte al fallimento di questo governo e di quel sistema di potere che si era costruito negli anni intorno a Berlusconi, noi dobbiamo indicare una prospettiva nuova al Paese e dobbiamo far vedere agli italiani che c'è una politica che può affrontare i problemi del Paese, dare una prospettiva appunto di crescita, di sviluppo, di equità sociale alla comunità nazionale. Per fare questo dobbiamo fare alcune cose molto forti, secondo me, nella vita del Partito Democratico. La prima riguarda il messaggio che dobbiamo dare sulla nostra idea di Italia. Io penso che bisogna smettere di contrapporre tra loro le generazioni e dire invece che in Italia c'è un doppio problema. C'è un problema che riguarda le giovani generazioni che vivono in condizioni di precariato, esclusi da, molto spesso dal poter realizzare nel lavoro le loro capacità e le loro qualità, e c'è un tema sociale di crescita delle iniquità sociali, anzi spesso sono i figli delle classi sociali subalterne quelli che vivono di più le condizioni di ingiustizia, di precariato. Quindi dobbiamo fare un discorso che tiene insieme le generazioni e che dice che in Italia una politica di equità sociale significa più diritti, più lavoro per i giovani, e significa anche che devono iniziare a pagare davvero quelli che non hanno mai pagato in questo paese. Poi c'è un tema che riguarda invece il partito e credo che vada affrontato da tre punti di vista. Il primo è l'etica. Noi dobbiamo essere molto molto determinati nell'affermare che al di là delle responsabilità penali, che non devono accertare i partiti politici, ma i partiti e anche il PD si devono dare regole molto nette sul piano della serietà, della sobrietà, del rigore dei comportamenti. La politica deve tornare sul piano morale ad essere un esempio per i cittadini. E appunto ci possono essere comportamenti che penalmente non sono rilevanti, ma che solo sono sul piano della serietà dei comportamenti, dell'etica, del rigore. Su questo non dobbiamo fare sconti a nessuno, essere molto determinati. Per esempio a Bologna, quando abbiamo avuto un problema, prima fra l'altro che gli sviluppi penali diciamo si realizzassero, siamo stati molto decisi a fare scelte anche molto radicali, mi riferisco a tutta la vicenda legata alle dimissioni di Flavio Del Bono, anche esponendoci a rischi, ma credo che allora fosse giusto fare così, perché appunto sul piano della serietà, del rigore, dell'etica, il Partito Democratico deve essere davvero un esempio e deve su questo costruire anche la sua credibilità e il suo rapporto col Paese. Poi c'è un secondo aspetto che riguarda il rinnovamento generazionale. Io non penso che vada fatto un discorso fine a se stesso, non è che il rinnovamento generazionale risolve i problemi, ma certo c'è una generazione di trentenni, di quarantenni che credo debba prendere pienamente in mano le redini del partito e costruire diciamo davvero quella nuova classe dirigente di cui ha bisogno il Paese e che il Partito Democratico può mettere a disposizione del Paese.
Questo penso che la segreteria di Bersani abbia dato già scelte importanti, ma bisogna fare dei passi ulteriori e essere molto determinati. E infine ci sono le nostre regole democratiche interne, su cui penso bisogna fare scelte serie e nette. Voglio usare l'esempio delle primarie dei parlamentari. Io penso che per i parlamentari bisogna fare le elezioni primarie e penso che vadano fatte davvero, cioè vadano fatte per tutti. Io mi vedo già un film in cui ci sono quote di garantiti e quote di candidati che fanno le elezioni primarie. Ecco, se scegliamo quella strada bisogna sceglierla molto seriamente e molto rigorosamente. Certamente questo discorso lo facciamo prima di tutto pensando all'attuale legge elettorale. Prima di discutere di questo noi dobbiamo, secondo me, lavorare con grande determinazione perché la legge elettorale cambi anche attraverso lo strumento del referendum e si torni, diciamo, a una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere chi li deve rappresentare.